Per produrre l'ossigeno mettiamo nel pallone un po' di biossido di manganese. E della comune acqua ossigenata, ovvero perossido di idrogeno, a 12 volumi, come quella che si trova normalmente in farmacia e serve per disinfettare le ferite. Si sviluppa rapidamente un gas, che è appunto ossigeno, che essendo più pesante dell'aria, rimane all'interno del recipiente. Il biossido di manganese catalizza la reazione di scomposizione dell'acqua ossigenata. Vedere la capacità dell'ossigeno di alimentare la combustione, prendiamo un comune spiedino di legno, lo accendiamo. Lo spegniamo in modo che rimanga solo la brace e li mettiamo nel recipiente. La fiamma si ravviva subito perché l'ossigeno alimenta la combustione. Appunto, la combustione non è altro che una reazione tra l'ossigeno e il materiale combustibile. Nell'ossigeno puro si può far bruciare anche il ferro. Qui abbiamo messo un po' di paglietta di ferro, di quella che si usa per pulire le pentole. La scaldiamo un momentino e la mettiamo dentro il recipiente contenente l'ossigeno. Vediamo che il ferro brucia rapidamente, producendo anche scintille.